Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui sulla Sky Grid di The Legendcraft dopo bensì una settimana. E ragazzi, dopo una settimana siamo tornati appunto qui per rivoluzionare un po' le cose. Questo video ragazzi durerà ben poco come quello dell'OP Lucky Prison perché devo soltanto elencarvi le novità. Ma dal prossimo video ci sarà la farm di Ghast, la farm di Blaze, anche quella di Torte. Sto un po' programmando quello che farò nei prossimi video. Quindi ragazzi vi invito a lasciare like perché sto seguendo tutti i vostri commenti e consigli. Ragazzi, il commento di oggi, perché comunque stavolta a differenza dell'OP Lucky Prison lo dirò, è quello di Zeta Raven, che mi dice: Luke, sono un ragazzo che gioca nel server. Il bug del vetro è stato risolto e barche sono state tolte dal craft, quindi tranquillo, non preoccuparti per quel bug. Io ti ringrazio Zeta Raven, ragazzi, è stato uno dei primi a segnalarmi la risoluzione di questo bug e per questo l'ho messo nel video. Se volete apparire anche voi nei video, ragazzi, vi ripeto, basta lasciare un commento con un consiglio oppure con un'informazione utile per me. Detto questo, ragazzi, come vedete, le farm di Blaze e, mamma mia, 17 Blaze e la farm di Ghast in fondo, che dopo in un prossimo video vi mostrerò, sono pronte per essere lavorate. In che senso? Appunto, nei prossimi video vi mostrerò un po' tutte le farm. Mentre la farm semi-automatica che sta qui sotto, raga, è ancora in fase di elaborazione, praticamente rimasta lì dove era rimasta. Detto questo, ragazzi, oggi perché ho detto che durerà poco? Perché devo darvi solo delle novità? Perché, ragazzi, appunto, le novità non sono poche. Perché dico questo? Perché prima cosa è una scusa che devo fare io nei vostri confronti. Perché, ragazzi, scusate tanti. Perché ho messo nella frase? Molti mi hanno detto: Luke, ma che ci stai prendendo in giro, che te mangi la carne di coniglio? Raga, assolutamente no. Io non sapevo che la carne di coniglio era vendibile, diciamo. Siccome quando io andai, per chi si ricorda, due video fa se non sbaglio, nella base grandiosa di quel ragazzo il quale mi ha regalato la carne di coniglio. Quindi ragazzi, io pensavo che una volta cotta si poteva solo mangiare. In realtà, poco fa, vedendo nella shop, mi sono reso conto effettivamente che la carne di coniglio si vende a ben 750 a pezzo. E non lo sapevo. Infatti ho venduto la carne di coniglio e mi sono comprato delle semplici bistecche giusto per portarmi avanti la fame, diciamo. Quindi ragazzi, vi chiedo scusa sotto questo fatto qui. Molti hanno creduto che era un comportamento provocatorio, diciamo così, da parte mia, ma raga, assolutamente non c'era nessuna malizia, non volevo fare un dispetto a nessuno, diciamo. Detto questo, le altre novità, ragazzi, un po' brutte, un po' carine. Carine perché sto pensando, ragazzi, ogni sabato di andare in live, tranne questo sabato, credo, perché forse non ho tempo. Quando riesco andrò il sabato in live, con l'obiettivo di racimolare più consigli da parte vostra. Per chi era presente sabato scorso nella live, che comunque ha fatto 200 e passa views, non roba da poco, c'erano molte persone che mi hanno dato dei consigli e io l'ho segnato appunto sul notepad. Una cosa che voglio dire, raga, la mia connessione è molto lenta, quindi per chi non mi conosce lo dico subito: la mia connessione è lenta e quindi non riesco ad entrare in Minecraft mentre streamo. Di conseguenza, praticamente vado in live con la webcam e con i block note di Windows, in cui appunto segnerò tutti gli obiettivi e salverò appunto questo file. Il testo dove metterò l'obiettivo o barra consiglio e il vostro nick. Questa, ragazzi, è una cosa carina che sto progettando per tutti i sabato e spero di riuscirla a portare avanti. Le novità un po' più bruttine, ragazzi, più che novità è una sola un po' bruttina, è la seguente: ossia, i VIP Coal ed Iron non hanno più i privilegi di accesso. Molti diranno: Luca, ma che te stai a fumare? Raga, praticamente per chi si è comprato il VIP Coal come me, l'ha preso in quel posto, oppure VIP Iron. In che senso come me? Perché, ragazzi, io l'ho comprato per avere sempre il privilegio di accesso. Ossia, quando le slot del server sono pieni, avendo il VIP può entrare comunque. Invece, ragazzi, ho visto un aggiornamento, oppure per meglio dire mi è arrivata voce di questo aggiornamento, ossia che i VIP Iron e Coal non hanno più il privilegio di accesso. Quindi dal VIP Gold, se non sbaglio, in su hanno gli accessi privilegiati. Di conseguenza, ragazzi, se noi troviamo il server pieno non possiamo entrare. Se per esempio, come vedete adesso, ci sono 71 slot su 70 occupati, se io esco non riuscirò ad entrare, quindi evito di fare la figura merda, non riuscirò ad entrare appunto perché non ho più i privilegi. Ragazzi, questa è una cosa bruttissima che hanno fatto sinceramente, appunto perché molti si compravano il kit Koala, spendevano quei 5 euro molto sforzati, giusto perché gli piaceva la modalità e volevano entrare sempre, cosa che ho fatto io. E di conseguenza, ragazzi, questi giorni ho potuto nerdare poco proprio per questo fatto. Io spero, ragazzi, che questa voce sia vera. Io ho sentito questa voce, però se non sbaglio sul canale Telegram di The Legend dovrebbero averlo pubblicato, ma non sono sicuro, quindi ragazzi, non mettete al 100% questa cosa. In ogni caso, l'abbiamo presa in quel posto. Poi, ragazzi, una cosa volevo chiedervi, principalmente per chi mi può rispondere, soprattutto al ragazzo che me lo disse questo consiglio, che adesso andrò a vedere, è che non mi ricordo, stranamente non mi sono segnato il nick. Un ragazzo mi ha detto: Luke, fai la farm di torte. Raga, ma come cacchio se fa? Cioè, io ho intenzione, come detto prima, di portarla nei prossimi video, però io non ho visto nessun video su YouTube in cui facevano la farm di torte della Sky Grid, ma soprattutto le torte a che servono? Ok, raga, adesso mi sono reso conto a cosa servono le torte. Aspettate,
Le vendi 2500 al pezzo? Ma davvero? Wow, allora ragazzi, penso che basti una mucca, un pollo che fa le uova. Oddio, un pollo che fa le uova non ha senso. Una gallina che fa le uova e siamo a posto, no? In teoria. Cioè, raga, io comunque devo informarmi un po' su come farà la farm. Andando qui, quella di Blaze, guardate quanti Blaze. Maron mi, morite, mamma mia. Cioè, raga, guardate quanto danno. 125 l'uno. Poi droppano le Blaze Rod che possono essere vendute. È una cosa bellissima. E raga, qui non è il Prison in cui si fanno i big money facilmente. Qui avere un milione vuol dire avere tanto, eh. Non è come lì che magari con una scavata te ne fai 15. È tutt'altra cosa. Cioè, raga, guardate, Blizzard, forse qualcuno qui, no? Noi facciamo slash, se... no, vero, non è il Prison, signor. Clicchiamo qui e facciamo un 2, 3, voilà, 20. Abbiamo fatto 270. Sì, è ben poco, raga. Però calcolate che avere una farm magari più efficiente ti produce più big money. Infatti, ragazzi, vorrei fare più una farm automatica, cosa che penso farò nei prossimi video. Detto questo, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi ho dato qualche novità importante, vi ho detto appunto delle live future che ci potranno essere. Quindi, raga, mi raccomando, lasciate like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Mi dispiace che sia durato poco, raga, ma prometto che dai prossimi video dureranno di più. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!